E allora amici di YouTube, benvenuti o bentornati qua sul canale di Burki. Cioè ragazzi, ora aspettate un attimo, prima dell'inizio di questo video, perché devo farvi apprezzare, ragazzi, cioè, non so se rendo la situazione, cioè, non so se rendo la situazione, ragazzi, spettacolo puro, la Toscana, quanto è bella la Toscana, quanto è bella. Allora, detto questo, condizioni un po' chiaramente lesse, perché vacanza, così anche rilassare, chiaramente, se no, cazzo di vacanze. Detto questo, Benevento, allora, tante situazioni, strane no, perché se poi si va a interpretare le parole di Vigorito di qualche mese fa e di Foggia, che dissero: coglieremo le opportunità di calciomercato. E questo, diciamo, può essere comunque sicuramente, ecco, una cosa importante se il Benevento si rinforza e prende quei 3-4 tasselli. Detto questo, però, un po' intrigate, sì, le situazioni. Perché? Perché bisogna andare poi, in questo momento, ad analizzare la situazione Caserta, dove era stato messo in discussione e quant'altro. Allora, io dico, l'anno scorso, ripeto, ribadisco, per me, per la rosa che si aveva a disposizione, un qualcosina in più si poteva fare, qualche posizione in più si poteva comunque prendere, però va detto che era effettivamente il primo anno di Caserta in Serie B con una squadra importante, in una piazza molto molto importante, nulla togliendo alle altre dove aveva allenato prima, e ecco, ancora doveva un po' farsi un po' le ossa, prendere un po' di esperienza Caserta. Quest'anno si è deciso di comunque, ecco, confermarlo, e io dico, ci può stare, va bene. Per me cambia ora, raga, non serviva assolutamente a niente, cambia prima e né tantomeno tra 3-4 partite. Quest'anno per me bisogna continuare con Caserta, poi è normale, certo, che se il Benevento farà malissimo, a quel punto è inevitabile. Però, detto questo, come andiamo ad analizzare il calciomercato? Allora, chi è partito, che non rientrava nei piani, doveva partire assolutamente. Ora però mi sembra che ci sia un, no, non dico, ecco, un caos, però qualche cosa che non capisco. Perché? Se ritorna Caldirola o un profilo del genere per la difesa, va benissimo, ci sta. Si era parlato anche di un interessamento per qualche terzino sinistro, visto che Foulon poteva partire e magari Foulon, raga, partisse. Magari Foulon partisse, raga. Magari. Poi, detto questo qui, allora, per la difesa, se arrivasse un profilo come Caldirola, sarebbe veramente perfetto, secondo me. Secondo me, poi andiamo a capire, anche se onestamente mi sembra difficile visto le situazioni che ci sono a Monza. Per quanto riguarda il centrocampo, un ritorno di Schiattarella per completare la rosa per esperienza a zero, con un ingaggio magari anche ridotto, ci può sta. Si era parlato di questo Kubica, che è un giocatore giovane, un giocatore, io ho visto di prospettiva, un giocatore che secondo me nel centrocampo ti darebbe qualcosa in più. Quest'anno sarebbe, praticamente si farebbe la tripla K a Benevento: Kubica, Kotsupias e Karic. Sarebbe un centrocampo, raga, veramente 3 K. Fomento puro, di roboanza. Tra roboanza e fomento, il centrocampo del Benevento. Anche questo è un giocatore che, se preso delle condizioni favorevoli, ci sta, perché comunque è molto molto giovane. E io apprezzo la politica del Benevento di ringiovanimento, di ricerca dei giovani, e ci sta assolutamente, assolutamente. Perché no? Perché no? Mi farebbe piacere, ecco, vedere tanti tanti giovani anche di prospettiva a Benevento. Quello che non capisco è il discorso attacco. Perché? Allora, il discorso Insigne, che può partire, va bene, tanto non rientra diciamo, nel progetto. Comunque è un giocatore che sembra aver concluso il ciclo a Benevento, quindi va bene, se vuole andare via, assolutamente sì. Ciano è un giocatore che comunque di esperienza assolutamente, che però gioca sulla tre quarti. Io non è che lo conosco tanto bene, però da quello che ho visto qualche volta ha giocato nel Frosinone, gioca nella tre quarti, quindi questo cosa ci fa capire? Che il Benevento potrebbe anche cambiare modulo, avere più soluzioni? Magari sì, da un punto di vista di avere più soluzioni per Caserta, però la squadra era stata impostata in un modo, ora all'ultimo giorno di mercato vai a, diciamo, cercare un altro tipo di discorso. Potresti giocare in tanti moduli, perché comunque i giocatori tutti li ce l'hai. Sul discorso, quindi sul discorso Ciano, se va via Insigne più 400-500 mila euro, 300, quelli che so, mi sembra dai 3 ai 500 mila avevo letto, più Ciano ci potrebbe stare, onestamente. Però ecco, non capisco poi la funzionalità a livello tattico del giocatore. Questo, ecco, sono le domande che mi pongo io. Per quanto riguarda il discorso attaccante, Simi, magari se arriva Simi, ragazzi, cioè Simi è un giocatore che comunque ti può fare la differenza. Però, c'è un però, c'è Forte, c'è Lagumina. Allora, va detto che secondo me Lagumina è più seconda punta che prima punta, non è proprio una prima punta pura.
per me potresti chiedere anche un lavoro un po' in esterno, di sacrificio, di corsa, perché secondo me il ragazzo gamba ce l'ha. Lì davanti alterneresti Forte e Simi, però ci avresti due attaccanti top per la Serie B, due attaccanti top più Lagumina, che per me non deve essere considerato attaccante se poi arriva Simi. Quindi potresti giocare anche con due punte, Simi e Forte insieme? Non lo so, ragazzi, io penso di no, perché io penso che l'uno precluda un po' l'altro. Però onestamente, avere tutte queste soluzioni, se Simi arriva con, diciamo, una formula vantaggiosa, ci potrebbe stare assolutamente sì. Ecco, però io penso che Simi e Forte insieme non ci possono giocare. In più, io mi aspettavo almeno un altro esterno per quanto riguarda il discorso del 4-2-3-1 o del 4-3-3, perché penso che poi alla fine si vada a giocare con quei moduli lì. Ecco, insomma, questa è un po' la mia idea sul Benevento. Se arrivano tutti questi rinforzi, è una squadra che sicuramente alza il livello tecnico, si può ambire a qualcosina di più, però c'è stata un po' di confusione da un punto di vista di mercato, perché non si sapeva, secondo me, fino all'ultimo come completare la squadra. Si è aspettato forse gli ultimi giorni, ecco, la leggo così io, oppure loro lo sapevano magari di aspettare gli ultimi giorni per cogliere le opportunità, per avere più chance di prendere giocatori funzionali e importanti. Ecco, da una parte si può anche andare a leggere così. Ora poi nei prossimi giorni, quando anche sarà chiuso il mercato e quant'altro, faremo delle analisi finali e andremo a capire tutti questi discorsi, e comunque è interessante ritornarci, perché comunque fa molto molto piacere poi andare a capire tutte le dinamiche del mercato. Se, ripeto e ribadisco, dovesse arrivare poi un difensore centrale, un centrocampista almeno e una punta, e poi il discorso Shannon, quattro acquisti, sarebbe un Benevento che per me potrà puntare assolutamente ai playoff e fare un campionato più importante. Non che ora la squadra non è, ragazzi, diciamo, forte, ma a quel punto saresti molto molto più completo. Poi c'è anche sempre il discorso Improta, il discorso, insomma, Farias, ecco, cioè, a quel punto lì proprio ci sarebbero tanti giocatori per poter anche andare alla ricerca di diversi sistemi di gioco. Like, iscrivetevi tutti al canale di Burchiano, lo youtuber Maremmano, ragazzi. Io, insomma, queste sono le mie impressioni. Speriamo che poi davvero arrivino tutti questi acquisti per completare la squadra, e vediamo, ecco, l'evoluzione di tutta questa situazione, ragazzi. Come dico sempre, sciabola a tutti, sempre sempre, forza strega!